Il 2024 non è iniziato bene per il Pescara, occorre cambiare strada, occorre tornare alla vittoria già dalla gara di Arezzo. Sì, sono d'accordo, dobbiamo trovare 3 punti, anche perché contro il Perugia abbiamo fatto una bella prestazione, però credo che nel calcio ci siano gli episodi a sfavore e a sfavore. Siamo stati sfortunati e dobbiamo andare avanti con la prestazione che abbiamo fatto contro il Perugia. Sfortunato il Pescara, sfortunato anche Antonino De Marco con quella traversa. Eh sì, credo che sono stato molto, molto sfortunato sulla traversa, però nel calcio è così e quindi bisogna andare avanti. Cosa sta succedendo a questo Pescara, queste due sconfitte, anche se diverse nelle prestazioni, dicono che questa squadra manca soprattutto di continuità? Siamo una squadra molto giovane, quindi la continuità ogni tanto manca, però credo che abbiamo fatto delle belle prestazioni. Dobbiamo ritrovare i 3 punti che sono fondamentali. Ecco, quanto è importante la gara di domenica prossima in terra toscana? È molto importante per trovare morale e fiducia anche per i tifosi. Cosa sapete di questo Arezzo, squadra reduce della vittoria di Carrara tra l'altro? L'Arezzo è una grande squadra, infatti si trova in quelle posizioni. Credo che sarà una partita molto, molto tosta e quindi andremo là a giocarcela. L'andata ci fu la vittoria del Pescara con qualche sofferenza, ci sarà probabilmente da soffrire anche in questo match di ritorno. Sì, ma ogni partita ha la sua storia, credo che non ci siano partite facili, ogni partita va affrontata con l'atteggiamento giusto e quindi andremo là ad affrontarla con l'atteggiamento giusto, appunto. Una partita difficile come tutte, cosa vi ha detto il mister di questa squadra? Ma il mister ci dice sempre che non ci sono partite facili e che dobbiamo entrare in campo per vincere. Per Antonino De Marco questa è comunque una stagione positiva, stai giocando con una certa continuità e stai giocando anche bene. Sì, sono molto contento per il minutaggio che sto facendo e credo anche che sto facendo bene.